altre persone vogliono essere salutate, fatemi sapere. Ho due persone da salutare, voglio fare un altro video di saluti. E poi basta. Non voglio solo fare video di saluti. Comunque, i vicini, parliamo del bullismo, anche se l'avevo già fatto anni fa il video sul bullismo. Adesso ho 6.000 iscritti e un sacco e mezzo di video su questo canale. Veramente tantissimi video. Ma voi basta che andate a vedere anche i primi video, non solo gli ultimi, e troverete il video del bullismo, eccetera eccetera. Tutti gli altri video, se vi interessa, basta che leggete i titoli e li trovate. Guardate veramente anche i miei primi video, gli altri video vecchi, che non sono poi tanto vecchi, anche se ce ne sono tantissimi su questo canale e ne sto facendo tantissimi altri perché ho un sacco di richieste. Grazie a voi, spero che vi piacciano tutti i miei video. Allora, mi ripeterò, dirò sempre le stesse cose perché tanto sono le stesse cose quelle che penso. Ho sempre pensato le stesse cose su questi discorsi, non cambio mai opinione. Il bullismo non dovrebbe esistere come altre cose, come altri problemi della società, del mondo. Il menefreghismo, come il bullismo, come il menefreghismo, l'arroganza, la violenza, l'ignoranza, la maleducazione, la strafottenza, eccetera eccetera, vabbè, non mi vengono in mente altre cose. Comunque la pedofilia non dovrebbe esistere, la violenza in generale non dovrebbe esistere, né verbale e né fisica, ok? Comunque il bullismo è una cosa sbagliata che non serve a niente, non ci insegna niente, non ci serve a niente, ci fa solo sembrare una persona cattiva, ci fa solo sembrare delle persone cattive, ci fa solo del male la violenza e il bullismo, perché il bullismo per me è una forma di violenza, anche quello secondo me sì, ultimamente ci sto pensando e credo sia così, correggetemi se sbaglio qualcosa perché non sono una psicologa, non sono saggia, non sono una professoressa, non sono niente e nessuno, sono solo una persona normale che parla a caso così, logorroica. Cerco di farvi rilassare anche se questi discorsi non sono molto rilassanti e tranquilli, felici, però me l'avete richiesto quindi accontento più o meno tutti, ci provo. Allora, il bullismo per me, uno, non dovrebbe esistere e due, è una cosa sbagliata, ovvio, tre, è una forma di violenza perché io bullizzo un'altra persona, maschio o femmina che sia, e quindi gli faccio del male, le faccio del male, senza motivo, perché che motivo hai di bullizzare una qualsiasi persona, alta, bassa, magra, grassa, brutta, bella, chi se ne frega, cioè siamo tutti esseri viventi, siamo tutte persone con dei sentimenti, anche quelle un po' più stronze, cattive, l'apparenza inganna, in apparenza magari certe persone sembrano in un modo e poi conoscendole un po' meglio sono tutto in un altro, ok? A me hanno detto che sono falsa, bugiarda, stronza, cattiva, maleducata, di tutto e di più, ma io sono tutto l'opposto di quello che mi hanno detto, perché chi non conosce giudica, chi non mi conosce giudica. Non possiamo conoscere ogni persona del mondo perché siamo 7 miliardi, sono troppe, ok? Ma nella nostra vita, se esci di casa c'è la vicina sul balcone, se esci sul balcone, se esci in mezzo alla strada già trovi 2-3 persone e non puoi bullizzare tutti quelli che trovi, o anche solo uno di quelli che trovi quando esci, non puoi bullizzarlo perché hai i capelli blu o perché è grasso e tu sei magro, alto, lui è basso o bassa, perché? Cosa ti ha fatto di male? Se tu sei alto, snello e fai palestra, hai un bel fisico, atletico, palestrato, ok, tonico o tonica che sia, chi se ne frega, indifferente uomo o donna, e vedi un'altra persona, ragazza, bambino o quello che è, che è grasso, grasso, che è in carne, ok, che è curvi, non è grasso perché grasso è già un insulto, obeso è un insulto, palla di lardo è un insulto, cioè solo perché una ragazza o un ragazzo ha un po' più di pancia, ha le maniglie dell'amore, ok? Non vuol dire che tu devi insultarlo o insultarla perché non è Megan Fox, capiamoci. Io non sono mai stata magra, ok? Non sono mai stata anoressica perché quello è un problema e meno male che non sono stata anoressica e non ve lo auguro, non ve lo auguro a nessuno, non lo auguro a nessuno. Però mi tocco sempre i capelli, scusate, però è un tic, è un vizio. Però fossi stata anche magrissima, comunque ogni persona deve sempre essere criticata da qualcun altro. Se sei bella, se sei brutta, se sei brava, se sei grassa, se sei magra, se sei alta, se sei bassa, sei truccata bene, sei truccata male, hai i capelli mezzi puliti, mezzi sporchi, te li tocchi sempre.
persone per ogni cosa che fanno. Non è giusto. Io sono brutta, mi vedo magari brutta, non mi trucco perché non mi so truccare, ok? Una qualsiasi persona lo può pensare come me. Esco fuori, uno mi vede e dice che schifo, sei una un bidone dell'immondizia, o altri insulti pesanti, fai cagare, ok? Una persona che si sente insultata in questo modo o in modi anche molto più pesanti di quello che ho detto, con frasi molto più pesanti di quelle che ho detto io, come si deve sentire? Uno schifo, una piastrella schiacciata. Una persona vestita in modo colorato, con una maglia a righe, con un pantalone a pois, non segue la moda, ok? Magari non segue la moda, non siamo tutti Enzo Miccio, ma come ti vesti? Non siamo tutti Federico Fashion Style o altri che danno in televisione consigli di stile di moda, non siamo tutti Clio Makeup nel trucco, eccetera eccetera. Uno quindi o una vestita per me magari o per altri vestita male, ok? Viene criticata o criticato per il suo modo di vestire, tipo Arlecchino. Ma perché? Perché? Allora, prima cosa, io anche criticavo, ok? Giudicavo quelli in televisione che tanto non mi conosceranno e mai mi sentiranno. Mai sbagliato anche criticare alla televisione, ma tutti lo facciamo. Spettegoliamo tutti. Non dite di no perché vi vedo. Non vi vedo, però è come se mi vedessi in televisione. Io spettegolo su Ciao Darwin, ad esempio, e voi anche lo fate, perché tutti lo facciamo. Non fate i santarellini, perché nessuno è santo. Nessuno è santo. In questo mondo siamo tutti peccatori. In un modo o nell'altro. Nessuno è santo in questo mondo, nessuno è perfetto in questo mondo, quindi tutti spettegoliamo davanti alla televisione, fanno i programmi trash per cosa? Per poi farci vedere e farci fare, farci avere reazioni in diretta su Instagram, su YouTube o su altri social, per quello fanno i programmi trash, per reagire a quello che dicono in televisione, noi che siamo il pubblico, quindi siamo tutti così. Non sono l'unica a criticare in televisione, ma dal vivo, cioè quelli in televisione, Paolo Bonolis ad esempio, se io lo critico o se tu lo critichi, non lo vedrò mai, non lo conoscerò mai, quindi chi se ne frega. Io in casa nessuno mi sente se critico, no? Poi in televisione chi mi conosce? Non vado in TV, quindi chi se ne frega. Ma se già fai un video, se già è sbagliato anche criticare in televisione, comunque quelli in televisione, ma io se già faccio un video e critico qualcuno, dall'altra parte ho della gente che mi vede, ed è una cosa sbagliata. Se critico quelli in mezzo alla strada perché una si veste male, si trucca male, cammina con l'anca spilenca, eccetera, mi sentono le persone quando esco di casa, se esco sul balcone dico che schifo che fa quella, guarda che capelli di merda, eccetera, eccetera. Le persone sentono. In televisione, se parli tu in casa da sola, col televisore, con gli elettrodomestici, nessuno ti sente. Ma quando si va in giro, guarda che schifo, guarda che brutta, guarda che cesso, guarda che merda, guarda di qua, guarda di là. Cioè, ti sentono, ci sentono tutti, a parte quelli sordi, ma adesso si parla di persone che sentono. Fate attenzione a cosa vi esce dalla bocca, ragazzi. A qualsiasi età, la volgarità delle parole, io ho detto merda, quindi scusate, ma per capire, insulti pesanti o comunque anche insulti leggeri alle persone che non conosciamo e anche a quelli che conosciamo non vanno fatti, perché no, non sono una cosa giusta, è una cosa sbagliata, l'educazione prima di tutto, non ve l'hanno insegnata l'educazione, quelli che criticano dico, non ve l'hanno insegnata l'educazione, dire fai schifo a una qualsiasi persona per un qualsiasi motivo e anche altre cose brutte e pesanti, non è educazione, è maleducazione, volgarità, non è rispetto. Che educazione hai se mandi a quel paese una ragazza solo perché magari ti ha lasciato? Perché critichi tutti? Perché? Non ha senso, il bullismo è quello, e dire fai schifo, neanche mi conosci, come fai a dire faccio schifo? Anche se mi conoscessi non mi devi insultare, a prescindere, rispetto sempre, ma una che non conosci non la devi insultare, né donna né uomo che sia. Una, se mi conosci non mi devi insultare lo stesso, ma se non mi conosci, ancora di più, non mi devi insultare. E io non devo insultare te, ovviamente. Chiaro, no? Questo penso. Quindi è sbagliato bullizzare le persone senza motivo, e anche se avessi dei motivi, non si bullizza la gente così a caso, perché non sai cosa fare. Anche se sapessi cosa fare, non si fa. Punto. Basta. Chiaro? È
silenzio ragazzi, basta. Ho parlato troppo, volevo fare un video breve, ho fatto un altro video di 11 minuti. Però vabbè, spero che abbiate capito. Non si bullizza la gente, né se sai cosa fare nella vita, né se sei uno che non fa un cavolo di niente tutto il giorno. Ok? Capiamoci. Non è che vai in giro, vedi una vestita coi capelli blu, cioè vestita male coi capelli rossi o viola o blu, e dici mamma che schifo che fa quella. Cioè, no. Uno perché ti sente e può darti due schiaffi e mandarti a quel paese. Ma quelle educate magari fanno finta di non sentire, però soffrono. Quindi non si critica nessuno, non si bullizza, non si schiaffeggia nessuno. Vietata la violenza, dovrebbe essere vietata in tutto il mondo il bullismo. La